Ciao belli! Bentornata, Aloy. Vedo che hai recuperato Poseidone. Aloy, potresti scendere? Beta ha una cosa che ti interessa. Va bene. Arrivo. Aloy, sono riuscita ad aprire nuove stanze all'interno della struttura. Bene. Ciao, Gaio. Salve, Aloy. Vado ora. A presto, allora. Tanti auguri, Isaac! Il papà vuole molto bene al suo ometto. Ho trovato una registrazione dentro al tuo focus. La guarda sempre. Credo serva a calmarla. Sai, la guardavo anch'io in continuazione. Quando volevo distrarmi dal resto. Il papà vuole molto bene al suo... Ma c'era qualcosa che volevi dirmi? Mentre eri via, sono venuto qui a trovarla. E abbiamo iniziato a parlare. Vero, Beta? Stava studiando i dati ottenuti da Gaia per trovare un modo di catturare Efesto. Poi però abbiamo cominciato a parlare d'altro. Sai, per conoscersi un po' meglio, no? E poi mi ha detto che una degli Zenith potrebbe essere diversa dagli altri. Tilda, l'hai vista? Al laboratorio di Ade. Continua. Durante il viaggio non ho mai visto gli Zenith in faccia. Il mio servitore personale li definiva i miei benefattori e prometteva che li avrei conosciuti una volta pronta. E poi, un giorno, si è aperto un canale dati nella mia interfaccia e dentro Tilda mi aspettava. Nella replica virtuale di una casa al mare, su una scogliera. Bellissima. Mi ha mostrato dipinti, libri e alcuni file. Ci vedevamo spesso, in segreto. Qualche mese dopo, ho smesso. Sai dirci perché, Beta? Ho trovato delle informazioni su Tilda nel laboratorio di Ade. Credo che facesse da collegamento tra Far Zenith e Zero Dawn. Sicuro conosceva Elizabeth Subek. Forse ti ha contattata per questo? Quindi Tilda ha creato uno spazio virtuale segreto per parlare con te, la casa sul mare. Però poi ti ha lasciata sola. Ma a parte il fatto che conoscesse Elizabeth, non hai nessuna idea del perché l'abbia fatto? Nessuna! Ok? Ho provato a cercare una ragione per cui mi abbia abbandonato, ma non riesco a capire dove ho sbagliato. Quando ho conosciuto gli altri, mi ha ignorata. Come se quel canale non fosse esistito. È tutto inutile. Tilda è uguale agli altri, non ci aiuterà a sconfiggerli. Va bene. Non parliamone più, allora. Che ti prende? Io ci provo, Varl. Ma con lei è troppo difficile. Io sono tutto il tempo là fuori, a rischiare la vita ogni giorno, e lei riesce solo a stare lì nascosta, a dire che siamo condannati. Mi dispiace se ha sofferto tanto, ma così non ci sta aiutando per niente. Tu sembri sempre avere tutto sotto controllo. A volte dimentico ciò che hai passato. Insomma... Fino a poco tempo fa eri talmente malconcia da non poter camminare.
A proposito, quando ti ho tirata fuori dal lago vicino al laboratorio, continuavi a ripetere il nome di Rost. Non ne parli mai. Ti è cresciuta, allenata. Deve mancarti molto. Sì che mi manca. Ma al momento non ho tempo per pensarci. Devo tornare là fuori. Va bene. Lavorerò ancora con Beta. Gaia dice che conosce bene Zero Dawn. Forse le serve solo tempo per adattarsi, poi ci potrà aiutare con Efesto. Certo. Ma non ci conterei troppo. Tutti Tenakt. Qualcuno è riuscito a sconfiggerne un'intera squadra. Qualcuno o qualcosa? Diamine! Smettetela! Non voglio combattere! La selvaggia è bloccata! Andiamo! Va bene, chiunque siano quelli, siamo partiti col piede sbagliato. Devo superarli per entrare nelle rovine. Adesso vi faccio vedere io. Sul bersaglio! Fuoco! Sono belli resistenti questi. Non può passare! Uccidiamola! Uccidetela la sua! Chi è questa gente? Ok. Sono così aggressivi. Devo recuperare. Hai visto che presto? Ne arrivino altri. Secondo Gaia, dovrebbe essere in queste rovine. Sembra un antico palazzo di uffici. Se ne avrò bisogno, lo troverò nella scorta. Serra, il prestigioso centro di ricerca biotecnologico della Faro Automated Solutions. Agrotecnologie, bonifica ambientale, gestione dei rifiuti organici. Per qualsiasi necessità, qui alla Serra vi aiuteremo a risolvere i vostri problemi. Naturalmente. Un altro centro di ricerca Faro. La Serra. Il prestigioso centro di ricerca biotecnologico della Faro Automated Solutions.
un fiore di metallo. Demetra è oltre quella porta. Peccato che i tralci blocchino il passaggio. Se non riesco a tagliarli, mi toccherà cercare un altro ingresso. Sono robusti. Ecco l'altro ingresso. Stanza senza uscita. Grandioso. Almeno c'è una console. E questo? Ho appena parlato con il comando US Robot. C'è poco tempo. Non ho potuto dire a Harris che forse la nostra cura è peggiore della malattia. Se Spira Adamantina funzionasse, dovremmo in ogni caso contenere la diffusione delle piante. Cavell ci sta lavorando alla stazione Test Edera. Ce la farà. Deve. Spira Adamantina. Un progetto segreto. Qui hanno creato i tralci e i fiori di metallo, quindi potrei trovare come distruggerli. Se arrivo alla stazione Test Edera. Come esco da qui? Ecco fatto. Grandioso. Ancora loro. Chiunque siano, mi vogliono morta. Sempre in mezzo ai coglioni. C'è una selvaggia nel complesso. Ha superato le sentinelle. Trovatela, uccidetela e portate la sua testa al tenente. Capito? L'approccio diplomatico è escluso. Ehi! Ehi! Scusate, falso allarme. Occhi aperti, per sicurezza. Ehi. Huh?
Piano piano. A casa non avevo paura di niente. Qui invece ogni cosa mi spaventa. C'è qualcuno là fuori, lo so! Forza! Muoviamoci, c'è movimento! Per gli alterati! L'hai fatto solo perdere tempo! Eccoti qua! Suono l'allarme! Non può passare, uccidetela! Meglio a parlarmi piuttosto che tentare di uccidermi. Devo capire come uscire da qui. Magari da quella porta. Arrendo. Faccio che vuoi! Non volevo affrontare i tuoi amici. Mi hanno attaccata. Se con la morte posso espiare l'infrazione... Non ti ucciderò, fidati. Voglio solo capire che succede. Dove hai preso il focus? Sono una dei prescelti. Iquen... Gli antenati hanno affidato il potere del focus solo a noi, l'occhio che rivela il lascito. Il lascito? Il lascito, la verità. È nelle tenebre e nei luoghi perduti, tra le antiche ceneri e gli scheletri del passato, che giace in attesa. Come divinatrice, è mio compito cercarlo, per il bene del mio popolo. Tu cerchi dati. Possiamo aiutarci. Ti chiami? Alva, seconda divinatrice della spedizione. Io Aloy. Direi di ricominciare. Non so chi siano i Quen. Veniamo da oltre il grande oceano. Non siamo mai stati qui. E perché siete venuti? Strani fenomeni devastano le nostre terre. Terribili tempeste, tremende siccità. I campi muoiono, patiamo la fame. Quando abbiamo cercato delle risposte, ci è stato rivelato che attraversando l'oceano fino ad Approdo avremmo trovato le conoscenze per salvare tutti. Ma queste conoscenze ancora ci sfuggono. Io invece cerco un posto chiamato Stazione Testedera. Hai per caso trovato dati che ne parlano? No. Ma ho trovato una cosa che somiglia a una mappa, però illeggibile. Inutile. Forse posso capirci qualcosa. Ecco. Sono molti dati. Li ho già esaminati. Cerca nella sezione SR Centro. Hai visto? Dati perduti. Tu non vedi la mappa? Calma. Il tuo focus è un modello più vecchio. Il sistema operativo non può leggere i dati dopo il 2050. Ma posso condividerli con te. Condividerli? Thank you.
nuove di ciò che è perduto e proibito. Non è perduto né proibito, è un formato diverso. Ecco, è lì che devo andare. Ma è impossibile. È da una settimana che cerchiamo di entrare nel complesso. La via è ostruita da macerie. E questo tunnel? Pare che si apra da qui. No. Penso che quelli siano i controlli per l'accesso, ma non riesco a leggere i dati per attivarli. Beh, proviamo con il mio focus. No? Queste console vanno azionate simultaneamente, ma non ne ho la certezza. Bene, ci siamo. Farò come dici. Gli antenati ci mostrano la via. Forza, andiamo. Vuoi che venga insieme a te? Senza di te non avrei aperto quel tunnel, no? Un vero labirinto. Stando alla mappa, più avanti c'è un'altra uscita. Stammi vicina. Fammi strada. Oh, siamo davvero riusciti a entrare. Tremavo al pensiero di trattenermi ancora qui con quei soldati. Dal modo in cui massacravano i selvaggi che si avvicinavano, era come se ci provassero gusto. Splendide fiamme. Non rappresentano la mia gente, credimi. Stiamo indietro. Bene. È stato rumoroso. Deve esserci un modo per uscire. Cos'è quella roba nel muro? Deve esserci un modo per uscire. Cos'è quella roba nel muro? Di qua. Stando alla mappa, l'uscita è da questa parte. Fosse per me, tornerei in superficie. Già, sembra di essere in una tomba.